Ciao ragazzi, benvenuto sul canale. Allora, come avete visto nell'anteprima del video, oggi vi vado a presentare questo bellissimo prodotto che mi è stato inviato dall'azienda Cledio. Ringrazio l'azienda per avermi scelto nuovamente per la presentazione di un suo prodotto. Allora, questa volta vi voglio presentare un prodotto. In questi giorni qua, ragazzi, e vi starò presentando il secondo prodotto che mi hanno inviato, per cui voglio dare spazio su questo video soltanto alla presentazione del primo pacchettino che mi è arrivato, così almeno vi posso parlare tranquillamente, ve lo posso mostrare bene. Ho avuto modo già di provarlo perché mi è arrivato da tanto tempo, solo che dopo il prodotto non era più disponibile su Amazon. Per cui ragazze, questo prodotto che vi voglio presentare lo potete trovare tranquillamente su Amazon. Ho per voi, ragazze, un codice sconto di un 20%. Vi lascio qua il mio codice, ha una scadenza, ragazze, approfittate, perché mi sta succedendo che con un altro prodotto sempre di questo marchio mi state chiedendo dei codici che non sono più disponibili, ragazze, perché sapete che i codici ce lo danno con una data limite, per cui approfittate. Adesso vi dico un pochino di informazione e dopo, se lo ritenete opportuno, andrete a fare l'acquisto di questo prodotto. Per cui ragazze, mettetevi comoda che inizio subito con la presentazione di questo prodotto. Allora, pacchettino di Amazon, l'ho già aperto. Guardate, mi arriva nella solita scatolina di Amazon. Da quando mi ha mandato il codice sono passati 2 giorni, ragazze. A me piacciono queste spedizioni veloce, perché sapete che quando compriamo una cosa la vogliamo avere subito, non ci piace stare lì a aspettare giorni, per cui dopo 2 giorni mi è arrivato questo pacco qua e anche un altro pacco che, come vi ho detto, quel video voglio separarlo di questo, che anche per l'altro pacchettino ho anche lì un codice sconto per voi, sempre di un 20%. Allora, rulli dei tamburi, iniziamo a scoprire cosa c'è qua dentro. Siete pronte? Taran! Come state vedendo, guardate qua, un'altra fressa mi è stata inviata da questa azienda Cledio, ragazze, con la quale mi sono trovata molto bene. Allora ragazze, sapete che ho già una fressa di loro, la uso tuttora, ragazze, nella postazione piedi. Vi posso garantire che l'ho caricata da quando mi è arrivata solo 3 volte, perché tiene tantissimo la carica, gli è molto comoda, la mettete lì nella vostra postazione e gli è comodissima. Adesso con questa forma qua penso sia ancora meglio, perché non vi voglio spoilerare niente, adesso lo guardiamo insieme. Come vi ho detto, ho avuto modo già da provarla perché da tanti giorni che mi è arrivata e volevo fare questo video qua come piace a me, della miglior maniera possibile, sincera, perché andate a fidarvi di me e io voglio che quando comprate qualcosa non buttate via i vostri soldi. Per cui ragazze, guardiamo qua, guardiamo esternamente la confezione, si presenta così. Di questa parte troviamo un po' di informazione. Guardate da questa parte. Qua un po' di informazione e anche qua un po', guardate qua e anche qua. Allora, come vedete, l'ho già aperta. Sorpresa delle sorprese, ragazze, perché qua dentro ci sono un sacco di robettine. Allora, come prima cosa, sapete che loro, anche se la fresa porta delle punte fresse, loro vi danno altre punte fresse. Guardate queste, costano, ragazze, quando io vi dirò a voi il prezzo di questa fresa qua e vedete tutto quello che ha dentro e come è fatta, e sapete che ho anche un codice sconto per voi che ve lo metto qua, e ragazze, è veramente da prendere. Guardate qua, troviamo all'interno anche queste punte qua, molto utile, vedete ragazze. Io vi ho già fatto un video delle punte fresse, vi ho parlato un pochino, vi ho dato un'infarinatura perché per l'utilizzo di ogni tipo di punte. Queste sono particolari, questa in pomice, questa ragazze è in tessuto, guardate,
Come guardate, come è fatta? Questo serve per lucidare, ok? Guardate anche questa. C'è anche questa. Una puntina cono, molto utile, ragazze. Io tutte queste puntine qua le utilizzo, eh. Guardate anche questa. E guardate questa. Chiudiamo questa scatolina delle punte fresse. Qua è spuntato il caricatore, ok? Voi avete bisogno di uno come questo, che abbia questa parte per inserire questo cavetto, ok? Questo è il mio caricatore del mio vecchio Samsung S7. Vedete? Ci serve questo. Ok? Un po' tutte ce l'abbiamo, e se non ce l'abbiamo, ragazze, è un attimo andare in qualche negozietto a comprarlo, perché lo vendono, è molto utile per tante cose. Allora, come vi ho detto, ecco qua il cavetto. Qua troviamo il manuale di istruzione, ragazze, in 1, 2, 3, 4, 5, in 5 lingue diverse. Poi allora, italiano è nella pagina 13, è il mio numero preferito. Guardate qua. Allora, mi piace sempre farvi un fermo immagine del foglio illustrativo, o anche quando vi sto presentando qualche prodotto nell'ingrediente, perché così almeno vi date un'infarinatura, leggete un pochino tranquillamente e vedete se, come dico sempre, se il prodotto può essere per voi. Guardate qua. Non so se metterla così, così fate un screen. Qua ci sono un bel po' di informazioni, vedete, anche qua. Ecco qua tutte le punte, e vi spiegano anche l'utilizzo. Qua vi sto già spoilerando, perché state vedendo delle punte che non vi ho mostrato qua. Questo vuol dire che qua dentro ci sono altre punte, e non qualsiasi punte, ragazze, guardate. Qua vi spiegano un po' tutte le punte. Qua parte un'altra lingua, che è l'espagnolo. Allora, tiriamo fuori sto gioiellino dalla sua scatolina. Allora, guardate. Allora, mi sono dimenticata di dirvi, qua questa scatola era anche sigillata, ok? Con una pellicola. L'ho tolta perché, come vi ho detto, è da tanto che mi è arrivata e l'ho provata. Allora, tiriamo fuori qua il nostro trapano. Guardate come si presenta. Viene dentro a questo astuccio di plastica rigido. Qua ci sono un po' di informazione, e taran! Siete pronte per conoscere questa bellissima fresa portatile di un design meraviglioso. Vedrete, ragazze, che la amarete. È bellissima, l'ho già provata e mi sono trovata molto bene, vi posso dire. Guardatela qua, guardate che bellezza, e guardate anche quante punte troviamo all'interno, ok? E anche qua, guardate, cilindri con il suo portacilindro. Anche qua, come state vedendo, una punta in ceramica e altre punte. Guardate, ci sono delle ottime punte. Queste le ho già utilizzate, l'ho ripulita e l'ho messa dentro, l'ho messa nell'acido, e guardate qua, ragazze, come sono nuove. Sono rimaste perfette, guardate. Guardate. Allora, state facendo già i conti di quante puntine vi ho mostrato e il valore che hanno queste punte sul mercato? E qua dentro, ragazze, troviamo due set di punte, e troviamo anche la fresa portatile, comoda. Quando io vi dirò il prezzo di questo, direte: lo compro subito. Vedrete che andrete pazze tutte per questo. Uno, per la comodità, e due, per tutti gli accessori che ha, ragazze, che veramente qua come prezzi ottimo. Guardate anche questa in ceramica, ha il cilindro rosso. Qua troviamo anche questa,
guardate, anche questa punta qua, anche questa, fantastica per le unghiette, l'ho provata, bella abrasiva, ottima. Allora ragazze, non mi rimane altro che mostrarvi lei. Guardate, guardate il design di questa fressa, ragazze, guardate. Allora spostiamo qua un attimo. Allora ragazze, guardatela qua, guardatela quanto è bella, guardate quanto è comoda, non è pesante, non ha un peso esagerato. Ve la voglio mettere a confronto con questa della Marathon, vedete, per farvi un'idea. Qua dentro ragazze voi avete anche il motore, ok, vedete, la mia messa mi sta lasciando, eccola qua. Qua con questa della Clevio avete tutto, e è comoda come vi dico, perché non ha il filo, da qua si può inserire il suo cavetto e la possiamo mettere in carica. Allora, la batteria ragazze dura tantissimo, perché come vi ho detto l'ho già provata, non vibra, perché non vibra, e questa azienda qua fa delle ottime fresse, perché non è la prima fresa che ho di loro, e è ottima. Allora qua mi hanno inserito una punta di sicurezza per toglierla, come state vedendo c'è un lucchetto aperto e un lucchetto chiuso, vado a girare e tiro fuori questo, richiudo e faccio questo. Allora qua ragazze troviamo l'accensione, ok, come state vedendo è bellissima, è un rosa, è un oro rosa, è stupendo. Allora per accenderla schiacciamo qua, vedete è già accesa. Allora con il più aumentiamo la velocità, come state vedendo è una 35.000 giri, qua io ce l'ho al massimo, con questa mi abbasso, ok, qua come state vedendo il bottoncino è rosso perché già mi sta indicando che ho meno batteria. Allora qua si spegne, quando la riaccendo lei mi parte nelle stesse velocità che io l'avevo impostata prima, per cui non dobbiamo stare lì a reimpostare la velocità, ok. Sempre da questa parte qua noi abbiamo il giro della direzione di fressatura, dalla destra o la sinistra, sempre premendo qua, guardate cosa succede qua, eccola, è partita con il giro inverso, ok. Allora all'inizio, aspetta che le spengo, all'inizio per me è stato un attimino, si è una pecca, perché e questa funzione di farla girare a destra o a sinistra, avrei preferito ci fosse un altro bottoncino, perché ogni tanto quando vado a spegnerla cosa succede, che mi sbagliavo e cambiavo il giro della fressa, quando accendevo la fressa e stavo fressando ero convinta che la fressa avesse il giro di là, invece ce l'avevo di qua, ogni tanto facevo truc e giravo, andavo a toccare la pelle della cliente. Però questo ragazze lo impariamo un attimo usandola, mi è successo 2 o 3 volte con il primo utilizzo, dopo ho capito come fare. Per metto una punta, è chiusa, guardate, girate, inserite. Allora lei va tanto in fondo, a me non piace che sia tanto così, io anche con la mia un pellino deve stare fuori. Allora accendo, vedete lei sta girando in là, adesso eccola, ha girato dall'altra parte, alzo e la porto al massimo, così sentite con la punta il rumore. Questo è a 35.000 giri.
È strano arrivare a fressare a 35.000 giri, però ce l'abbiamo. Se avete magari qualche materiale molto duro, avete tanto materiale, guardate un attimo, prestate attenta ragazze comunque alla punta che avete inserito. In basso e spengo e guardate qua ragazzi, è un gioiellino, comoda ragazze, comoda, perché vedete anche questa è una fressa che la trovo molto comoda anche da mettere nella postazione piedi, come mi trovo bene anche con l'altra che non ha il filo per caricarla. Andate a vedere il mio altro video, sempre della Cledio, che vi ho presentato l'altra fressa. È comoda. Adesso secondo me questa prenderà il posto dell'altra, perché è comodissima, è comoda ragazze. Avete finito, le spegnete, la mettete lì, la mettete anche nelle vostre gambe, è comodissima. Adesso io voglio attaccarla al filo di la pressa di corrente per vedere un attimo come si comporta qua dietro, cosa mi dice quando si sta caricando, perché questo non l'ho fatto e voglio mostrarvela qua a voi, visto che non l'ho caricata. Come avete visto era piena e l'ho provata due volte per fare un refill, a parte tutte le prove che ho fatto prima. Guardate quando si sta caricando, guardate qua come fa, lampeggia. Per cui ragazze, quando lei sarà carica non lampeggerà più il segnetto qua della batteria e vi renderete conto di che la fressa è carica al 100%. Voglio fare questa prova con voi. Se io la metto in carica, lei si spegne. Ok, ragazze, allora, ho voluto fare questa prova con voi perché se avete quest'unica fressa e vedete che siete lì perché finisca la batteria, state attente, perché lei ha batteria scarica attaccata al filo, lei non si accende, a differenza dell'altra, perché l'altra mi è morta proprio l'altro giorno mentre stavo facendo un refill ai piedi e si è spenta proprio. Oddio, cosa succede? Ho visto che era la batteria, cosa ho fatto? Ho preso il filo, l'ho attaccata e sono andata avanti. Con questa non possiamo farlo, almeno ho provato due o tre volte e come state vedendo non riesco a farla andare, ok? Per cui state attente di non trovarvi all'ultimo con poca batteria, ok? Dovete tenerla carica, anche se avete una righettina vi è sufficiente per fare un refill, a meno che non dovete fare tanta limatura, per cui vi ho voluto far notare anche questo, ok? Perché così almeno non vi trovate impreparata. Per il resto ragazze, come vi ho detto, la trovo molto comoda, molto pratica. Voi andate da qualche parte, da qualche cliente, e voi vi portate questo astuccio, la fressa, le vostre punte, le altre punte che avete e il filo, vi portate via il vostro caricatore con questo. Se per caso state andando in macchina, dovete fare un lavoro a domicilio e sapete già che la fressa ha poca carica, questo capito ragazze? Quante di noi non abbiamo il caricatore anche in macchina? Stacchi, se hai un bel po' di strada da fare, la metti in carica in macchina e mentre tu stai andando a domicilio, la fressa si sta caricando. Per questo è che è molto comodo questo tipo di filo di ricarica. È fantastica. Io l'unica pecca che ho trovato di questa fressa qua, ragazze, è che quando l'accendo o le spengo e sbaglio e giro la direzione dell'andamento della fresa. Però quando abbiamo capito come fare, ragazze, è un attimo. E come vi ho detto all'inizio, ho fatto un po' fatica, perché quando la riprendevo e andavo a fressare vedevo che ce l'avevo nel verso diverso. Per il resto ragazze,
mi è piaciuta, come vi ho detto, è molto comoda, guardate la mia mano, fare un lavoretto con lei. Aspettate, metto una fressa, sì, una fressa, una punta di questa, perché non voglio graffiare le mie unghie. Metto una punta di questa, vedete? Lavorare, fare delle cose è comodissimo, perché noi siamo qua a fare questo e non abbiamo un filo, abbiamo questa penna gigante fantastica con questo design meraviglioso, come vi ho detto. Cioè ragazze, qua stiamo andando proprio alla sciccheria, guardate che bella, che molto bella. Come vi dicevo ragazze, vi lascio qua il mio codice sconto del 20%, ha una scadenza, leggete qua sotto al box informazioni. Ricordatevi al momento dell'acquisto di inserire il mio codice, così avete il 20% di sconto. La comprate su Amazon, per cui l'espedizione è molto veloce, avete una garanzia ragazze di questa fressa qua, informatevi molto bene. Come vi dico, ho già altri prodotti della Clédio con la quale mi sono trovata molto ma molto bene. Ho avuto modo, come vi ho detto durante la presentazione di questo video, di provarla, mi è piaciuta e guardatela qua, questa è la fressa, molto carina, senza il filo, molto pratica. E questa ha, come vi ho detto durante la presentazione del video, ha in dotazione diverse punte fresse, che se andiamo a fare i conti ragazze, qua ne abbiamo un po' di soldini soltanto delle punte, vedete anche qua sono i cilindri. Cosa dirvi, andate a guardare il prezzo di questa fressa qua, vi lascio qua sotto il link diretto che vi porterà a Amazon all'acquisto di questa fressa qua. Niente ragazze, io vi ringrazio se siete arrivate fino qua, vi dico anche che ho un secondo pacchettino per quanto riguarda sempre questa azienda qua, la Clédio, e in questi giorni qua vi voglio presentare l'altra scatolina che mi è arrivata, molto interessante, sempre di questo marchio qua della Clédio. Per cui ragazze, grazie se siete arrivate fino qua, continuatemi a seguire che stanno arrivando un sacco ma un sacco di contenuti per voi. Se volete ulteriori informazioni lasciatemela qua sotto, che visto che l'ho provata vi posso rispondere. Niente ragazze, grazie della vostra visualizzazione e se lo volete ci vediamo ancora con un prossimo video. Ciao ragazze.